Lamborghini Sian FKP 37, l'omaggio a Ferdinand K. Peach. VMW Group, protagonista del futuro all'IAA 2019. Mondiale Endurance FIA WEC, le nuove sfide dell'Alpine A470 Signetech. Ferrari 812 GTS, lo splendido ritorno della Spider con motore V12. Land Rover nuova Defender, il mito reinventato. Abarth 595 pista modellier 2019, per giovani appassionati lo scorpione più velenoso di sempre. Peugeot 308 GCR, ai box di Adria con Massimo Arduini. Resident Evil. E italiana, una delle più belle stelle al Salone di Francoforte 2019, la supercar Lamborghini Sian FKP 37, con la quale la Casa di Sant'Agata omaggia Ferdinand Peach, l'ingegnere notissimo per le sue intuizioni nell'azienda di famiglia Porsche e per molti anni timoniere dell'intero gruppo Volkswagen. La Sian FKP 37 è la prima auto ibrida della casa italiana. Il suo nome in dialetto bolognese significa fulmine e il tema elettrico è ben presente a bordo di quest'ultima serie speciale prodotta in 63 esemplari. Il numero 37 indica la data di nascita di Ferdinand Peach. Monta la variante SVJ dell'Aventador, un motore elettrico integrato con una potenza totale di 819 cavalli, rendendo la Sian l'automobile più potente di produzione Lamborghini. Non si tratta di un sistema volto ad abbassare le emissioni in gamma, dato che l'ibrido leggero a 48 volt non offre una reale autonomia a impatto zero, ma si tratta di uno studio per massimizzare le prestazioni senza andare a penalizzare il peso di una vettura straordinaria. La trasmissione è semiautomatica a 7 velocità, con un sistema di trazione integrale a controllo elettronico con un differenziale autobloccante meccanico posteriore che consente una migliore maneggevolezza. L'alimentazione viene immagazzinata in un'unità supercondensatore invece che in batterie agli ioni di litio convenzionali. Questa unità è 3 volte più potente di una tradizionale cella dello stesso peso e 3 volte più leggera di una batteria con la stessa potenza. Può raggiungere un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e può arrivare ad una velocità massima, limitata elettronicamente, di 350 km/h. La carrozzeria segue il tradizionale disegno della casa ed è stata realizzata da Marcello Gandini. I fari diurni a forma di Y, mentre nella parte posteriore un'ala posteriore fissa, attiva, con il numero 63 in rilievo sugli alari per ricordare l'anno di costituzione dell'azienda. Le 63 unità previste sono già state vendute ad un prezzo di oltre 2 milioni di euro, tasse escluse, e i fortunati proprietari potranno personalizzare la vettura in base ai propri gusti, in collaborazione con il centro stile Lamborghini e il team Ad Personam. Racing Team. Il 2019 è un anno molto importante dal punto di vista delle novità di prodotto, non soltanto nuovi modelli ma anche nuove motorizzazioni, nuove versioni. E particolarmente l'ultimo trimestre dell'anno sarà ricco di novità che ci supporterà nel traguardare gli obiettivi che ci siamo prefissati. E qui al Salone di Francoforte il gruppo BMW è in grandissima forma con 2 temi principali che sono il futuro del piacere di guida e la mobilità sostenibile, con tante novità, come ben sapete, sia per il brand BMW che Mini. Sono innanzitutto 2 le anteprime mondiali, vedete alle mie spalle il concept della nuova BMW serie 4 che testimonia l'evoluzione della marca e il focus che il brand mantiene sul tema del DNA e del design sportivo. Questa vettura sarà la base della nuova BMW i4 nel 2021. L'altra anteprima mondiale è la terza generazione di BMW X6, quindi un altro Sports Activity Coupé che si aggiunge alla famiglia BMW X, che sarà in grado di coordinare, diciamo, l'agilità e la versatilità tipica di una BMW X con l'eleganza di una coupé. Sono 3 le novità in casa serie 8: la BMW serie 8 Gran Coupé, che unisce prestazioni eccezionali con un design esuberante e la spaziosità di una vettura sportiva di lusso a 4 porte, affiancata dalle 2 sorelle ad alte prestazioni, le nuove BMW M8 Cabrio Coupé con il nuovo propulsore V8 da 600 cavalli.
Abbiamo poi il lancio della nuova Serie 3 Touring. Più spazio per il gusto sportivo ci sembra essere la giusta sintesi per questo modello, che è veramente molto importante per i nostri volumi, per i volumi del mercato italiano, per le piccole e medie aziende. E quindi è una vettura che conserverà la dinamicità e il piacere di guida abbinato ad un concetto di touring. Ovviamente ci sono due novità di prodotto molto importanti che riguardano la serie 1, la nuova BMW serie 1 e la nuova BMW X1. Sappiamo quanto queste due automobili siano fondamentali per costruire la nostra performance nel segmento UKL. La nuova BMW serie 1 è un progetto completamente nuovo, la prima a trazione anteriore, un design completamente rinnovato, maggiore abitabilità, la macchina è molto agile ed è in grado di assicurare un sofisticato piacere di guida nel segmento delle compatte. Disponibile da subito anche la versione BMW X-Drive, la versione 4 ruote motrici. E poi abbiamo la nuova BMW X1, che in realtà è un facelift con un design accuratamente rivisto, una tecnologia di guida avanzata, allestimenti ulteriormente migliorati. Sappiamo che questa vettura è molto importante per i nostri volumi ed è salita alla ribalta anche nel 2018 nel garantire consistenza alla performance complessiva. Queste sono le novità per quanto riguarda BMW. Per Mini abbiamo due novità importanti. La prima è la Mini Cooper SE Full Electric, quindi la compatta premium completamente elettrica che raggiungerà il mercato italiano da marzo del 2020, e qui l'obiettivo è chiaro di assicurare un piacere di guida divertente ma assolutamente sostenibile, con un'autonomia in elettrico nel range 235-270 km. E poi abbiamo il modello aggiornato della Mini Clubman, che si posiziona con il suo elegante individualismo nel segmento delle compatte. Resident Evil. Quest'anno Alpine ha intrapreso la settima stagione del suo programma di endurance. Sotto il vessillo del team Signatec Alpine Elf, l'Alpine A470 con il numero 36 è entrata nel novero dei partecipanti al campionato del mondo endurance via Wedge nella categoria LMP2. Sono 8 gli equipaggi impegnati in questa categoria per tutta la stagione. La concorrenza sarà ancora più accanita per la 24 ore di Le Mans, dato che è stata annunciata la partecipazione di una ventina di veicoli nel dipartimento della Sarthe per la finale a giugno 2020. Campione del mondo nel 2016 e nel 2018-2019, il team Signatec Alpine Elf si colloca naturalmente tra i candidati alla vittoria e alla sua stessa successione. L'equipaggio 2019-2020 è composto da André Negrão. Dopo il brillante esordio nel 2017, il brasiliano è diventato una delle colonne portanti della scuderia, a cui contribuisce con la sua gran voglia di vincere e la sua gioia di vivere. Thomas Laurent, rivelazione del 2017, la grande speranza francese dell'endurance, torna al team con cui è esordito nella categoria LMP2. Pierre Agut, protagonista della conquista del titolo di campione europeo nel 2013, torna ad Alpine con tutta la sua esperienza e versatilità. Questo equipaggio è stato costituito nel rispetto dei regolamenti che esigono la presenza di almeno un pilota classificato silver o bronze per ogni veicolo della categoria LMP2. Conformata ai requisiti introdotti dai profondi cambiamenti della categoria LMP2 nel 2017, l'Alpine A470 è stata progettata per rispondere al nuovo regolamento tecnico, diventando nel contempo più performante dei modelli precedenti. Omologato dalla Federazione Internazionale dell'Automobile, il telaio dell'Alpine A470 è motorizzato da un propulsore V8 600 cavalli fornito da Gibson Technology e uguale per tutti i concorrenti della categoria LMP2. Il telaio monoscocca e altri componenti meccanici come la trasmissione sono gli stessi dell'Alpine A460, che ha conseguito il primo titolo mondiale del team nel 2016. La missione di Oreca si è concentrata in particolare sull'integrazione del gruppo motopropulsore e sull'aerodinamica, con un lungo lavoro di CFD, Computational Fluid Dynamics, da cui le forme di inedita raffinatezza raggiunte a questi livelli della disciplina. L'Alpine A470, scattante fin dalla partenza, si è trasformata in una vera e propria macchina vittorie, imponendosi alla 24 ore di Le Mans 2018-2019.
Vincitrice del campionato 2018-2019, l'Alpine A470 vive questa nuova stagione forte di 13 podi nelle ultime 14 partenze. Dalla Mille Miglia di Sebring, disputata all'inizio del 2019, l'Alpine A470 monta pneumatici Michelin. Per favorire lo sviluppo della marca, la casa francese ha sempre puntato sulla partecipazione alle gare, che si tratti di rally, monoposto o endurance. Alcune delle sue più belle pagine sono state senza dubbio scritte alla 24 ore di Le Mans, con la vittoria assoluta conseguita dall'A442B di Didier Pinoury e Jean-Pierre Jossot nel 1978, a cui hanno fatto eco i tre successi del 2016, 2018 e 2019. Il prossimo round del campionato del mondo FIA WEC 2019-2020 è in programma il 6 ottobre in Giappone alla 6 ore del Fuji. Racing Team. A 50 anni esatti dall'introduzione dell'ultima Spider motore V12 anteriore nella gamma Ferrari, arriva la 812 GTS, che segna il trionfale ritorno di questo tipo di modello, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del marchio sin dalle sue origini. La storia delle Ferrari V12 Spider è costellata di modelli leggendari, a partire dalla 166mm del 1948, vera e propria gran turismo da competizione, che nel 1949 fu in grado di aggiudicarsi la Mille Miglia e la 24 ore di Le Mans, le due gare endurance più prestigiose del mondo. L'ultima rappresentante di questa nutrita famiglia è la 365 GTS 4 del 1969, chiamata anche Daytona Spider, in seguito al celeberrimo trionfo targato Ferrari alla 24 ore di Daytona del 1967. Al pari dei modelli storici che l'hanno preceduta, la 812 GTS rappresenta un nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni ed esclusività, grazie al maestoso V12 Ferrari da 800 cavalli che, grazie ai suoi 718 Nm di coppia, garantisce un'accelerazione impressionante, e la Spider di serie più potente sul mercato, nonché la più fruibile grazie all'hardtop ripiegabile, soluzione unica nel segmento che garantisce inoltre uno spazio di carico aumentato. La 812 GTS, progettata dal centro stile Ferrari e basata sulla 812 Superfast, conferma il codice di lettura delle proporzioni delle V12 anteriori Ferrari senza alterarne dimensioni esterne né abitabilità interne. Osservandone la silhouette, si nota la connotazione da fastback, una due volumi dalla coda sostenuta, che richiama la leggendaria 365 GTB4 Daytona del 1968. Racing Team. Al Motor Show di Francoforte, la Land Rover ha svelato la nuova Defender con una spettacolare performance. La nuova 4x4 ha fatto la sua prima apparizione al salone scendendo da una rampa con un'inclinazione di 42 gradi in diretta mondiale di fronte ai suoi fan. L'inarrestabile Defender è la più forte e capace Land Rover mai prodotta. Il suo debutto a Francoforte pone fine alla sua prima avventura, che l'ha vista partire dalla Valle dei Castelli in Kazakistan, uno dei posti più remoti sulla Terra. La nuova Defender completa la dinastia Land Rover, affiancando il lusso impareggiabile e la raffinatezza Range Rover e la capace versatilità di Sun Discovery. Gli allestimenti della gamma comprendono la Defender S, SE, HSE, First Edition e il top di gamma, la Defender X. I clienti potranno personalizzare il proprio veicolo con ben 4 accessory packs. I pacchetti Explorer, Adventure, Country e Urban conferiscono ognuno un distintivo carattere alla Defender, secondo lo stile di vita preferito. L'esclusivo modello First Edition vanta specifiche esclusive e sarà disponibile per tutto il primo anno di produzione. A Francoforte sono stati presentati esemplari con le diverse personalizzazioni, a dimostrazione dell'ampiezza della gamma Defender, accanto alla robusta versione commerciale che sarà commercializzata il prossimo anno in versione 90 e 110. Il profilo inconfondibile identifica istantaneamente la Defender, con gli sbalzi ridotti che garantiscono angoli ottimali di attacco e di uscita.
tre volte più rigida della soluzione tradizionale scocca telaio, è stata progettata per superare l'Extreme Event Test di Land Rover ed è la base perfetta per le sospensioni indipendenti pneumatico a molle, consentendo anche le più recenti soluzioni di elettrificazione. Una gamma di propulsori diesel e benzina assicurano che la nuova Defender abbia potenza, controllo ed efficienza in ogni tipo di ambiente. L'anno venturo si unirà alla gamma un ibrido plug-in FEV per una marcia silenziosa con la sola propulsione elettrica. Con la trazione integrale permanente, la trasmissione a due gambe di velocità, la capacità di traino massima di 3.500 kg e il carico statico massimo sul tetto di 300 kg, la Defender è la compagna ideale di ogni avventura. È inoltre la prima Land Rover a montare il Configurable Terrain Response, che tara finemente le regolazioni del veicolo ottimizzandole con precisione per il tipo di terreno. Il nuovo programma WAVE ottimizza il guado e infonde fiducia quando si devono attraversare strade e piste allagate. La profondità massima di guado della Defender è di 900 mm. All'interno la funzionale cabina è caratterizzata da elementi strutturali a vista e da tecnologie del XXI secolo, incluso il nuovo avanzato infotainment PV Pro. Nello stand di Francoforte era presente una Defender 110 con la livrea internazionale della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, poiché Land Rover ha annunciato il rafforzamento della partnership con questa organizzazione, fornendo le Defender per il programma Disaster Response Vehicle Assistment. Resident Evil. Il gruppo FCA, benché si segnali l'assenza al Salone di Francoforte, torna in questi giorni a svelare novità e lo fa con l'Abarth. Il marchio dello Scorpione ha infatti presentato il Modellier 2019 della 595 pista. La piccola sportiva si rinnova con novità meccaniche ed estetiche, attuando diversi aggiornamenti che la rendono ancora più accattivante rispetto al precedente modello. In modo particolare lo Scorpione ha aumentato la potenza e ora offre più dotazioni, rivolgendosi principalmente ai più giovani. Il motore turbo da 1,4 litri ora è in grado di sviluppare una potenza di 165 cavalli, 5 cavalli più di prima, e 230 Nm di coppia massima, disponibile già a 2250 giri minuto. Questo è stato reso possibile grazie alla turbina Garrett modificata e allo scarico record Monza e al rapporto di compressione ridotto. Anche il telaio ha subito modifiche con la nuova sospensione posteriore Kona dotata di tecnologia FSD, l'ammortizzazione selettiva della frequenza capace di ridurre le vibrazioni e i saltellamenti e di offrire una migliore tenuta di strada. Con questa nuova configurazione rivista, la nuova Abarth 595 pista raggiunge i 218 km orari di velocità massima. L'accelerazione da 0 a 100 km orari avviene in 7 secondi netti, la ripresa da 80 a 120 km orari in quinta marcia in 7,8 secondi. Accanto al propulsore troviamo una trasmissione automatica a 5 rapporti con paddle posti dietro al volante. Le novità però sono anche estetiche. La carrozzeria viene proposta nelle nuove colorazioni Record Grey, Campolo Grey, Scorpione Black, Podio Blu, Gara White, Abarth Red, Modena Yellow e Adrenalina Green. Il tutto reso ancora più grintoso da dettagli a contrasto in verde, come lo spoiler frontale, gli specchietti retrovisori e l'estrattore. Di serie la casa automobilistica italiana ha implementato anche l'impianto frenante, composto dai dischi anteriori da 284 mm e posteriori da 240 mm. L'abitacolo è dominato da grandi sedili Sublet 70 e dal volante sportivo, con il pulsante Sport che influisce sulle regolazioni dello sterzo del motore. E per divertirsi al volante, facendo il pieno di veleno, c'è anche l'app appositamente sviluppata, Abarth Telemetry. I prezzi partono da 23.700 euro, ma lo Scorpione garantisce una nuova emozionante avventura ai suoi Abarth Boys. Resident Evil. I test
I test sono una delle cose che personalmente mi piace di più. Si è tranquilli, arrivi, in questo caso poi ad Adri erano test anche in notturna. Si arriva, si ha tutto il tempo per andarsi a cambiare, poi Adri è una pista piuttosto confortevole perché ha un hotel proprio sopra i box, quindi uno entra, si cambia, esce bello tranquillo, si fa una doccia e poi si comincia a ragionare con gli ingegneri per la strategia di cosa cambiare. Si prova ovviamente di tutto, si prova la conformazione migliore, le pressioni migliori. Sulla Peugeot 308 TCR abbiamo 89 regolazioni tra ammortizzatori, barre, centraline, per cui veramente riuscire a azzeccare tutte queste cose insieme non è facile, però si ha tutto il tempo e tutta la tranquillità. Si cerca di non fare errori, però bisogna andare sempre un po' oltre il limite. Pilota, mi pare proprio Ayrton Senna, disse che se la vettura la riesci a controllare non sei abbastanza al limite. In questo caso abbiamo cercato sempre dei limiti, però ancora una volta abbiamo scelto una pista che ha degli spazi di fuga notevoli, quindi si può sbagliare. E la chiamerei la puntata sulla sicurezza, sulla tranquillità, anche perché abbiamo la fortuna di poter avere una polizza casco anche sia per le gare sia per i test. E dovete sapere che, non tanto solo per i test ma quanto per la gara, c'è un curioso regolamento che dice che se sbatti, colpa tua o non colpa tua, tu ti paghi la tua macchina e gli altri si pagano la loro macchina. Tu ti paghi la tua macchina e tu ti paghi anche il muretto che magari è rotto e il guardrail che hai divelto. Questo è un regolamento che secondo me occorrerà cambiare negli anni, perché veramente è assurdo, è stupido. Assicurazioni casco gara, oggi una problematica da risolvere nel mondo dell'automobilismo. Oggi il problema nella pista principalmente succede che, non essendoci un CID o una constatazione amichevole, ognuno che fa danni se li deve pagare. McCallenic è una società svizzera che è nata 4-5 anni fa e ha la possibilità di poter azzerare o ridurre il rischio della franchigia. La franchigia è il famoso scoperto che ogni pilota deve pagare in caso di sinistro. McCallenic ha questa grandissima opportunità di poter appunto ridurla o di azzerarla, questo dipende dalle esigenze che uno può avere. Poi siamo passati al test in notturna. Il test in notturna è stato particolare perché abbiamo visto che i tempi non sono cambiati, sicuramente grazie all'illuminazione della pista che è notevole, soprattutto perché quando si corre si creano dei meccanismi di staccata, di apertura a gas che sono uguali, quasi a dire che potresti andare anche col buio, perché sai bene o male che devi staccare in quel punto, usi la telemetria con ingegneri di pista, e la telemetria ti dà sempre dei punti di riferimento, punti che provi a oltrepassare, se non ci riesci rimani lì, quindi di notte si va come di giorno. Il punto visivo è fondamentale, perché se guardi il cordolo vai al cordolo, se in staccata guardi dritto ti viene istintivo guardare dritto. Vi faccio un esempio, provate in autostrada, in un sorpasso, a non guardare dritto ma a guardare la macchina che state sorpassando. Sensibilmente, impercettibilmente, ma vi avvicinate alla macchina. Questo è un consiglio veramente che do a tutti, del non guardare se non oltre, dove si vuole andare, non dove si vorrebbe andare, che c'è una bella diversità in tal senso. Una parte comunque di comfort, una comfort zone, rappresentata in qualche modo anche dal volante. Questo volante multifunzioni non è sviluppato come quello dell'F1, però ci si avvicina abbastanza. Abbiamo un tasto che è quello del pit limiter, cioè lo schiacci e in automatico ti va a 60 all'ora la macchina sfanalando. Infatti se vedrete delle immagini della macchina sfanala, non sono io che sono impazzito, ma è proprio un segno che si è attivato il pit limiter. Dopodiché si passa al tasto flash. Flash è quando devi dare una sparaflesciata, un po' tipo Men in Black, della macchina che è davanti, ma giusto per avvisarlo che sta arrivando.
Dopodiché abbiamo il marker. Marker serve a fissare un punto che ti interessa in modo che poi gli ingegneri di pista sulla telemetria lo possano individuare. Tipo, sono arrivato lungo, tac, marker della serie, qui sono arrivato lungo, quindi se vedi un sensore ruota che gira in modo anomalo sai che è quello, questo per l'ingegnere. Dopodiché abbiamo il commutatore, il tasto verde. Il commutatore serve a inserire le marce. In effetti la frizione si usa solamente quando si parte e quando si arriva, però bisogna schiacciare la frizione, tasto verde, clic sulla prima, oppure tasto verde, clic folle, mettendola a retro oppure retro. Dopodiché ci sono i tasti, quelli del vero comfort, tipo drink. C'è questo tasto che volendo ci si mette una borraccina dietro la testa, una cannuccia. Io l'ho fatto una volta solo in una gara di durata e stavo per morire, perché quando sei in gara e ingerisci un liquido magari in staccata non riesci a coordinare, o sono io un po' che non riesco a coordinare più i miei movimenti, ma ho cominciato a tossire, mai più nella vita il tasto drink. Preferisco veramente sudare quel che devo sudare e fermarmi lì e avere magari difficoltà di parola. Però la prossima puntata sarà una puntata veramente speciale, perché inizia finalmente la lotta. Gara di Adria è stata veramente combattuta, ci sono state anche delle polemiche, però che racconteremo in modo totalmente trasparente, e direi che in qualche modo il leone è tornato a ruggire.